sono Luca Minichiello dal TG Vallauri. Oggi apriamo il nostro notiziario con una bella notizia che riguarda il mondo giovanile. Un gruppo di allieve e gli allievi dell'Istituto Professionale Giancarlo Vallauri di Carpi, in provincia di Modena, ha collaborato con l'Archivio Storico del Comune di Carpi alla realizzazione del progetto Archiviamo la Moda. Ma diamo la parola ai ragazzi per sentire che cosa si tratta. Ciao, mi chiamo Melcarowi, frequento il terzo anno e frequento il progetto dall'anno scorso. Ciao, sono Michelle Piazzolla, vado in terzo e frequento il progetto dall'anno scorso. Ciao, mi chiamo Monica Barbieri, vado in seconda e frequento questo progetto da quando vado in prima. Ciao, sono Elisabetta Imperato, faccio la seconda e frequento questo progetto dall'anno scorso. Bene, ora che vi conosciamo sono curioso di sapere quando e come è nata questa idea di collaborare con l'Archivio Storico. L'idea è nata dalla curiosità e dalla necessità di conoscere il passato del nostro territorio e del nostro settore. E abbiamo imparato altre modalità di archiviazione migliori per poi riuscire ad archiviare al meglio la nostra prima collezione con l'aiuto degli archivisti dell'Archivio Comunale di Carpi. Ma come è nata l'idea di aprire la vostra azienda? La nostra azienda nasce l'anno scorso grazie al progetto Terremotivato. Siamo riusciti a creare la nostra azienda lanciando la nostra prima capsule con 11 capi interscambiabili fra loro con i colori del territorio e dalle città colpite dal terremoto del 2012. Durante quest'anno abbiamo proposto una capsule sportiva tutta al femminile che tiene conto di ogni esigenza di ogni donna, partendo dal comfort fino alla sicurezza. E abbiamo progettato il Safety Run, che è un particolare apparecchio creato apposta per le situazioni di pericolo, che facendoci pressione contatta immediatamente le forze dell'ordine. Quest'anno, collaborando con l'Archivio Comunale di Carpi, con il quale abbiamo svolto diverse lezioni, dove abbiamo conosciuto le cooperative delle tracciaie a maggioranza femminile di Carpi e dintorni, per poi arrivare allo studio dei loro documenti, e nello specifico la SCIAC, che riguarda il nostro settore nel mondo moderno. Per avere dei riferimenti di archiviazione più moderni, siamo andati a visitare diversi archivi di moda, come quello di Max Mara a Reggio Emilia, e Fri a Bologna e l'archivio De Anna, ma anche dei musei delle grandi firme come il Gucci Garden e il Ferragamo a Firenze e l'associazione Sorelle Fontana a Roma, per capire l'importanza di un archivio aziendale. Come state affrontando questo periodo particolare? Durante il periodo di lockdown abbiamo continuato il nostro lavoro in modalità smart working e pensato in modo per dare il nostro contributo per migliorare la situazione facendo dei tutorial come realizzare delle mascherine. Lo sviluppo del progetto ha avuto momenti difficili? Per fortuna tutto procede senza intoppi. Anche durante questa quarantena siamo riusciti a proseguire il nostro lavoro senza incontrare difficoltà. Qual è stato il momento più divertente? Se dovessi sceglierne uno solo, sceglierei i momenti prespilata, ma ogni incontro era divertente. Il momento più emozionante? Beh, il momento più emozionante è sicuramente quello della nostra prima sfilata. Il progetto è arrivato a conclusione. Che cosa pensi ti rimane da questa esperienza? Sicuramente tutto. Tutti gli incontri, tutte le risate, tutti i momenti e sicuramente mi rimarrà anche l'esperienza di un'azienda fatta da noi e in un futuro. Per me è tutto emozionante dalla prima volta che ho iniziato a fare parte di questo progetto, ho imparato tantissime cose, ho conosciuto persone che prima non conoscevo, che adesso sono i miei compagni in cui scherzo e niente, è tutto bellissimo. Per me è stato tutto molto bello e sono contenta di aver conosciuto nuove persone con le quali adesso lavoro a questo progetto e mi piacciono le gite che facciamo, le gite istruttive che facciamo, ma anche mi piacciono soprattutto anche tutti gli incontri che facciamo a scuola, perché oltre a lavorare ci divertiamo lo stesso. Penso che questo progetto ci abbia fatto crescere anche a livello professionale, oltre che tra di noi che siamo uniti di più, e sicuramente mi rimarrà tutto di questa esperienza.
Io vi ringrazio per averci dedicato un po' del vostro tempo. Il nostro TG per oggi finisce qui e io vi do appuntamento alla prossima edizione.